Valerio Vernesi è lo storico dell'arte che questa sera ci parlerà della Tornarina di Raffaello che vediamo alle sue spalle. Cosa ci può raccontare di questo dipinto? Beh, innanzitutto buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Sulla Tornarina ci sono tantissimi racconti da fare e c'è una storia di contorno particolarmente interessante. Credo che la più suggestiva informazione che si possa dare è che il quadro che potete vedere è un quadro che rappresenta un punto di arrivo nella storia di Raffaello, perché è un quadro che rappresenta il culmine dell'attività professionale del maestro marchigiano e che di fatto rappresenta un'immagine femminile legata alla storia personale di Raffaello. Noi abbiamo questa signora, questa fanciulla, che a dispetto del carattere molto indagato, a volte anche non particolarmente eccellente per bellezza, però rappresenta una Venere. Se ci avviciniamo al quadro, faccio vedere alcuni aspetti caratteristici. Questo è un omaggio ad una rappresentazione dell'amata di Raffaello intesa come Venere pudica, quindi un atteggiamento che rimanda alla scultura classica, di cui Raffaello è chiaramente un grande estimatore, che ci guida all'osservazione di ciò che realmente sarebbe vietato vedere, quindi il seno, ma soprattutto la pudicizia della mano sinistra che va proprio a richiamare l'attenzione dell'osservatore verso la parte più intima della donna. La relazione che esiste tra Raffaello e questa fanciulla è una relazione che a Roma si conosceva. Raffaello muore nel 1520 e la morte di Raffaello rappresenta per Roma, ma per tutti quelli che erano legati alla sua cerchia, una sorta di disperata fine di quello che avrebbe dovuto essere un modello assoluto di bellezza. Raffaello rappresentava l'apice più alto della pittura rinascimentale, era il pittore che era riuscito a dare alla pittura un concetto ideale. E quindi la Tornarina rappresenta, nella sua semplicità ritrattistica, al tempo stesso anche un'ambizione ideale nel rapporto tra realtà e mito, quindi appunto tra lei, la Tornarina, figlia verosimilmente di un fornaio di Trastevere, che è un quartiere di Roma, e Venere, quale diciamo promozione ideale della virtù, appunto bellezza della donna. E c'è stata ovviamente un'opera di restauro su questo quadro ed è il motivo per cui oggi la riusciamo a vedere in tutta la sua bellezza. Com'è andato questo? Questo è un progetto molto ambizioso che la Trecani, devo dire, ha affrontato con grande sicurezza, con grande anche, diciamo, prontezza. La Trecani è da sempre impegnata, questo ci tengo a dirlo a chi ci ascolta, spesso si identifica la Trecani solo e solamente come enciclopedia. In verità la Trecani ha una storia legata alla conservazione del patrimonio storico-artistico, quindi noi abbiamo visto nella possibilità di studiare, restaurare questo capolavoro di Raffaello, un'opportunità per salvare, per tutelare, per studiare ancora meglio il grande capolavoro che si trova a Roma presso la Galleria di Palazzo Barberini, che è un museo molto importante a Roma, vicino al Quirinale, e che tra l'altro rappresenta proprietà di famiglia di una delle più importanti famiglie del barocco romano, appunto i Barberini. Questo quadro si conserva permanentemente nella collezione Barberini e, come tutti i quadri che hanno un'età e che hanno chiaramente una storia, subiscono anche aggressioni a livello conservativo. Quindi l'obiettivo della Trecani era studiare il quadro e fare in modo di poterlo resuscitare, dargli cioè una nuova opportunità di vita e soprattutto di diffusione, quindi la possibilità che oggi è data e di vivere l'autentico di Raffaello in casa propria con un altro autentico che è esattamente gemello di quello che si può osservare, ammirare e godere in Palazzo Barberini a Roma. Dico assolutamente gemello perché non è una copia, è una rappresentazione assolutamente fedele di quello che è il capolavoro raffaellesco. Se lei si può avvicinare con l'obiettivo, noterà che non è una fotografia, quindi una riproduzione anastatica ben fatta, bensì è un processo di riacquisizione di tutta la pellicola pittorica, di tutto il disegno e soprattutto di tutta la vibrazione tattile che il colore dà quando appunto si nota e si guarda un quadro. La possibilità di appunto andare nel dettaglio di questa macchia arborea sullo sfondo fa notare come il colore emerge sulla tavolozza. Questo è un quadro realizzato su tavola, quindi Raffaello ha preparato la tavola, ha steso il colore e tutti i processi di lavorazione artigianale che resero possibile questo capolavoro sono riacquisiti in veste appunto contemporanea grazie ai processi tecnici, osservativi e diagnostici che la Trecani
da anni mette in pratica grazie anche all'avallo di importanti istituzioni di ricerca come le università. Oggi è in mostra nell'ambito del Peperoncino Festival. Peperoncino e cultura è un binomio vincente? Beh, diciamo di sì, voglio dire, noi siamo in una realtà che ci porta al cospetto di una delle enclave più importanti di cultura magno-greca, insomma di un qualcosa che fa riferimento comunque al concetto di bellezza ideale in senso assoluto e classico. E Raffaello è stato, anche da un punto di vista istituzionale, il collante tra le ambizioni di molti papi e di questo recupero dell'antichità. Quindi il fatto che oggi l'Accademia del Peperoncino si unisca a Raffaello e insieme con la Treccani costituisce sicuramente un matrimonio felice e decisamente anche foriero di attività future. Grazie. Grazie a lei.